Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di un nuovissimo gioco di nome Pokémon Xenoverse. Ve ne ho parlato nello scorso video. Vi avevo detto, se non mi sbaglio, che avrei pubblicato un video oggi o domani. Siamo in compagnia di mio fratello che non fa altro che ridere. Puoi ridere ora? Ok, presentati, anzi no. Cioè, boh, vabbè. Iniziamo questa nuova avventura. Team Widow. Oh no, esplode tutto. Ok, qui ve lo posso far sentire. È tanto bello. Penso che l'audio lo sentirete doppio. Oh mamma. No, fermo. Non toccare. Opzione. Anzi, fatemi abbassare che sennò sentite veramente doppio. Opzione. Ok. Ok. Sì. Allora, nuovo gioco. Ho appena iniziato. Allora, differenza tra classic mod e modern mod. Cioè, la classic mod è come nei giochi vecchi, cioè devi livellare ogni Pokémon. Invece modern l'XP li prendi con tutti i Pokémon. Non ce la faccio più ad aspettare. Interpreto io, perché sennò qua. Ok, quindi questo è il nostro padre. Signore, venga qui. Infermiera. Oh, mi dica signorina. Ho una splendida notizia per lei. Mi segua, forza. Ecco qui. Le propongo un gioco. Vediamo se riesce a indovinare il sesso del suo bambino. Secondo lei è un maschietto o una femminuccia? Decisione importante. Boh, mai così, maschietto. Secondo me è un maschietto. Complimenti signore, ha indovinato, è proprio un bel maschietto. Venga con me. Versil. Cioè, non capisco cosa, vabbè. Resti pure un po' da solo con sua moglie. Edera, come ti senti? Guarda che bellissimo bambino hai dato alla luce. Guarda come sorride. Siete due gocce d'acqua. Caro, come vogliamo chiamarlo? Voglio che sia tu a scegliere il suo nome. Sono sicuro che ne troverai uno bellissimo. Scelta del nome, penso... Il mio nome è abbreviato. Ok. Sì, va benissimo. Che ne dici di Ale, tesoro? Ale? Trovo che sia fantastico. Sapevo che non mi avresti deluso. Edera, non sforzarti troppo. Ora pensa solo a riposare. Il tempo passava e Ale cresceva, trascorrendo le giornate in una famiglia gioiosa. 5 anni dopo. Ok. Ale, scendi. Io e la mamma dobbiamo parlarti. Abbiamo deciso che è giunto il momento di mostrarti un po' il mondo qui fuori. Oggi andremo a fare un giro per il ranch. Spigaduro. Forza giovane, andiamo. Mi raccomando, fate attenzione. Ma guarda un po', che bella giornata. Quest'aria fresca mi mette sempre di buon umore. Forza, andiamo Ale. Ti faccio un po' vedere il nostro ranch. Allora, il fuso orario è quello italiano.
penso, cioè, penso che prenda dall'orologio, quindi se nel gioco è giorno vuol dire che qui è giorno, se nel gioco è notte vuol dire che qui è notte. Vabbè. Per di qua, la nostra prima tappa sarà la fattoria. Però tu stati fermo. Vedi quei Pokémon che pascolano nel giardino laggiù? Si chiamano Miltank e ci forniscono sempre del delizioso latte Mumu. Alla sera però li chiudiamo nella stalla per evitare che si facciano del male. Perché tutti sbagliano qui. Voglio mostrarti un'altra cosa. Coraggio, seguimi. Scusate se sentite i tasti della tastiera. Wow, oh mio Dio. Perché la devo cambiare. Ok, quindi. Le acque di questo laghetto sono così limpide che schiariscono anche la mente. Non trovi, Ale? Ora va meglio. Meglio, vero? Forza, andiamo. C'è un'altra cosa che devi vedere. Lì dietro c'è una cassa Pokémon, penso. Vabbè. Ah. Vedi questo piccolo monumento, Ale? È stato eretto in onore di tuo nonno, che ci ha lasciato da anni ormai. Ma sei ancora troppo piccolo per queste storie. E questo è quanto. Ora si torna a casa. Ok. Quindi. Oh, un'esplosione. Cos'è stato? Flash. Tre Pokéball. Ma cosa ci fanno delle Pokéball qui? Le avrà perse qualcuno. Ale, aspettami qui. Io vado a controllare. Sembra anche che ognuno contenga un Pokémon. Uno di tipo erba, uno di tipo fuoco e uno di tipo acqua. Mi è venuta un'idea. Ale, perché non ne prendi uno? Potrei prendermene cura io finché non sarei abbastanza grande. Forza, scegli il Pokémon che più ti piace. Ok, quindi Trishot tipo fuoco suono, un nuovo tipo. Sillon, penso, tipo erba folletto, e Solluck, acqua drago. Io penso che vada sul tipo acqua drago perché è bellissimo. Ok, vuoi scegliere Solluck come tuo compagno di avventura? Sì, perfetto, prendiamo lui ora, ragazzi. Ehi tu, giù le mani da quelle Pokéball. Chi è? Ve lo dico dopo. Attacca Tyranitar. Eccola lì. Nintendo Switch. Era solo un brutto sogno. Forza, è meglio scendere al piano terra. Ora. Vabbè, non fa niente. Sì, ma basta, allora penso che ci si muova con Wild. No, con le frecce. Sì, con le frecce, ok. Ah, io ho la freccia rotta. No, sarà impossibile, mi camminerò sempre verso sinistra. Finalmente ti sei svegliato, dormiglione. Scusate. Ok. Auguri di buon compleanno, Ale. Peccato che papà non possa essere qui a vedere quanto tu sia cresciuto. Sai bene che è sempre all'estero per lavoro. Ehi tesoro, cos'hai? Ti vedo un po' scosso. Racconti del tuo incubo alla mamma. E così è arrivato il momento. Vieni, andiamo a sederci. Non sarà il giorno più adatto, ma penso che ora tu sia grande abbastanza per questa storia. Quello che mi hai raccontato non è un semplice sogno. 11 anni fa, ormai, tuo padre decise di portarti a fare un giro
al di fuori del nostro ranch. Io ero abbastanza contraria a quel giorno e quel giorno ero davvero in pena per il vostro rientro. Il fatto che ci fosse papà con te però mi tranquillizzava. Tuttavia, quella sera nessuno fece ritorno. Solo dopo qualche giorno, nonna Lea bussò alla porta nel cuore della notte. Che sollievo trovare te sull'uscio di casa. Eri svenuto e avevi una bowl con te. Di tuo padre però nemmeno l'ombra. Da quel giorno non lo vidi più. Chissà perché. Mi dispiace di avertene parlato solo adesso. Dopo anni di menzogna su menzogna. Scusatemi, ho tirato una botta. Tesoro, ma cosa dici? Ti sei bevuto il cervello per caso? Come ti salta in mente una cosa simile? Non sei pronto per metterti sulle tracce di papà. Sei ancora un ragazzino. Ce ne stiamo già occupando io e Aster. Non è semplice neanche per noi adulti. E invece... Vedrai. Insistere non servirà a niente, Ale. Non cambierò idea, per nulla al mondo. Se dopo papà dovesse perdere anche te, se dopo papà dovessi perdere anche te, il mio unico figlio, io. Fila in camera tua, ora. Una foto, è una vecchia fotografia con mamma e papà. Su! Ok, io dirò su. Su! Su! Sembra che Shulung abbia qualcosa in mente. Ma certo, ti sta suggerendo di scappare via dalla finestra. Intuitivo. Su! E la Pokéball di Shulung. Sarà bene prenderla con sé. Ecco il mio. Ah, che male. Fortuna che l'albero attutito l'ha caduto. Ok, su! A quanto pare Shulong ha tutta l'intenzione di rivenire con te. Meglio farlo rientrare nella Pokéball. Ale ha ottenuto Shulk. Vedrà? No, io non darò soprannomi. Soprattutto perché sono Pokémon nuovi e devo impararli i nomi. Quindi no. Allora, iniziamo. Ma da quanto tempo che non gioco a un gioco con le freccette? Tantissimo. Ok, vediamo se succede qualcosa. No, niente. Ok, allora. Scendiamo di qui, nel tombo del nonno. Prendiamo lo strumento, scusatemi ma il tasto rotto. Ale, sistema pozione nella tasca rimedi. Ehi Ale, dove corri? Nonna Leo. Oh oh, ma guarda un po', la mamma si è decisa a lasciarti andare. Si sarà resa conto di essere stata fin troppo protettiva con te. Beh, stai per affrontare un viaggio che ti porterà ad incontrare tanti nuovi Pokémon. Lascia che ti mostri una cosuccia allora. Come puoi ben vedere, quest'erba è più alta di quella normale. È qui che si annidano i Pokémon selvatici. Ma non temere, puoi catturarli con dei particolari aggeggi chiamati Pokéball. Ecco, prendine un po'.
Ali ottiene Pokéball. Wow, bella mezzo. Ali sistema Pokéball nella tasca Pokéball. Wow. Tuttavia, non si può catturare un Pokémon nel pieno delle forze. Occorre prima indebolirlo. Solo dopo averlo attaccato puoi lanciargli una Pokéball e sperare di acchiapparlo. Perché non fai una prova? Ok, quindi... Oh! Subito! Weedol! È apparso Weedol selvatico. Vai, Shulu! Ok, quindi un tipo acqua con un tipo erba velena. Ok, quindi lotta, zaino, Pokémon e fuga. Lotta. Boh, io andrei di pistolacqua. È il mio primo gameplay di Pokémon, ok. Ah! No, io vi dirò... Dai, catturiamolo. No, cosa sto facendo? No, ho sbagliato. Chiudi, ok. Con il zaino. Bolle. 5 bolle. Usa. Ale lancia bolle. Pokéball. Vediamo. Noi. 3. Preso. Preso Weedol alla prima. Ma Weedol. Primi passi completato. Quindi ci sono gli achievement. Solo riceve 10 punti esperienza. Sali di livello. Ok, quindi dati di Weedol. Wow, bella animazione della, diciamo, Pokédex. Vi dirò, mando in squadra perché i prossimi Pokémon, per i prossimi Pokémon mi potrebbe servire. Quindi, ok, non so di livello. Giocare con i Pokémon è divertente e non ho detto altro. Ok, quindi ha bloccato il passaggio. Oh, e qui, cosa c'è? Ah, è la casa. Oh cavolo, mi si è rotto il tasto rotto. Ok. Ah, oh, mannaggia. Vabbè, ci vediamo adesso. Quindi volevo tagliare, ma no, non taglio. Ok, quindi. Dove pensi di andare, giovanotto? Eh? È Naruto. Oh vabbè, stati calma, zia. Pensavi davvero di andartene senza dirmi nulla? Ti sembra un comportamento maturo il tuo? Mm? Lo so benissimo che ti manca papà. Pensi che io non provi lo stesso, Ale? Non è affatto facile crescere un figlio da sola. Oh, ok. Credi sul serio che un novizio con te possa fare più di due adulti? Non ti rendi conto di quanto sia pericoloso il mondo da fuori. No. Oh, non so cosa dice perché non c'è scritto. Shul! E dalla stessa idea allora. Sarebbe dovuto succedere prima o poi. Vedo che con te le parole servono a poco, Ale. Bene, allora. Dimostrami di essere davvero all'altezza di una lotta Pokémon. Se darti una lezione servirà a proteggerti, lo farò senza pensarci due volte. Avanti. Ok, quindi prima lotta. Ok, bella animazione. Cioè, bellissimo questo gioco. Ok, sono riuscito a vedere. Edera vuole lottare. Edera manda in campo Jigglypuff. Vai, Shulu. Scusate, Sato, non c'è sbagliato. Lotta e... Sì, questo l'acqua. Oh, ma no, non l'ho fatto niente. Allora, proviamo un'azione. Ok, fallisce, meno male. Azione. Vediamo. Brutto colpo. Jigglypuff avversario. Fallisce, mamma mia. Vai allora di nuovo con azione. Ah! Ma no! Ma non è molto efficace, ma distrutto! Altro. Azione, la stendi. Ah! Canto! Cavolo, mi ha addormentato pure.
Ho una pozione, è vero? Adesso non mi ricordo. Solo. Ok, Guido mi si è curato. Ok, quindi recupero tutti i PF e Jill buff quasi tutti. Ora un brutto colpo con azione e dovrei stenderlo. Fine. Ok, dorme. Fallisce, mamma mia che scarso questo Jill. Azione. Svegliati! Ok, rimonto e fallisce. Quindi di nuovo azione. Svegliati! Cambia! No! Fallisce! Vai! Si è svegliato! Azione, dai, brutto colpo! No! Ok, brutto colpo però, non so. Rimonta mi distrugge! Non è molto forte, però mi ha fatto il mio marito. Vai, azione! Canto, ho rotto, eh! Solo che ho addormentato bene. Widow, veramente, sì, devo farlo. Tocca a te, Widow. Proviamoci. No! Ti ha addormentato anche Widow. Perfetto. Quindi lotta. Veleno spina, vai. Veleno spina. No, ti prego. Widow già sta dormendo, meno male. Vai, di nuovo, veleno spina. No. No, svegliati, ti prego, Widow. Ma... sì, si è svegliato. Vai. Ok, super efficace, diciamo. Vai, di nuovo, veleno spina. Sì. Sì. Dovrei stenderlo. Sì. E vai. Super efficace. Quindi Jigglypuff avversario e no, non ho letto, vabbè. Ok, quindi sotto a 107 a Weasel, perché c'è scondito esperienza, diciamo. Oh vabbè, quindi a livello 4, mi impara qualcosa, no, vabbè. Quindi, nuovo achievement, energia, non ho letto bene. Ma chi voglio darla bene? Non riesco a far cambiare idea a mio figlio, figuriamoci a ritrovare un uomo scomparso. Ale, nei tuoi occhi ho visto la determinazione. È davvero questo ciò che desideri più del... Perché salto? Di ogni cosa. Forse proprio come dice nonna Lea. Non bisogna tarpare le ali ai propri figli. Ho sbagliato a tenere all'oscuro così tanto a lungo, ma l'ho fatto solo per il tuo bene. Adesso che sai la verità, però, non sono certa che non saresti felice di star qui senza poter fare nulla per reagire. E va bene, tesoro. È giunto che anche tu spicchi il volo per crescere e maturare. Se questo è il tuo sogno, va e affronta la tua grande avventura per Eldie. Penso che sia la città. O la regione, scusa. Ma ricorda che per qualsiasi cosa io sarò qui, pronta ad accogliere ad accoglierti con a braccia aperte. Ok. Ah. Oh, giusto. Con tutta questa faccenda, quasi dimenticavo il tuo regalo di compleanno. Ecco qui, Amit. Questo ti farà di sicuro comodo. Hai ottenuto le scarpe nuove di Zecca. Ok, quindi adesso possiamo correre finalmente. Forse indossali. Qui sulla confezione c'è scritto di premere Z per correre più veloce di un lampo. Se lo dice la confezione. Ora il tutto è necessario per raggiungere Balanosopoli in sicurezza. Lì troverai Aster, un vecchio amico di papà, senza dubbi saprà darti qualche dritta. Mi raccomando, non farmi stare in pensiero. Solo tienimelo d'occhio. Intesi? Ciu! In bocca al lupo, mio piccolo motto, ti voglio bene. Ok, oggi penso di aver visto 2 barrette al video. Però, Quindi... ora
ragazzi, ora è finito. Introduzione finita. Quindi ragazzi, penso che il video possa ufficialmente concludersi qua. Ok, quindi Pokémon per Aspera ad Astra. Sono riuscito. È nato una stella. Completato. Quindi ok, possiamo correre. Penso che questo video si possa concludere qui. Vi ricordo di iscrivervi, condividere, lasciare like, condividere questo video con tutti i vostri amici per non farvi perdere questa nuovissima serie. E niente, noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bella!